Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua, anche questa settimana siamo andati a scovare due progetti sulla piattaforma di Apple. Trovate tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare e a quella di Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. E allora, sono due progetti molto diversi tra di loro. Uno riguarda la cucina etnica, uno invece un progetto così un po' di fantascienza, fantafuturismo. Cominciamo. E memoria, e nostalgia. Bravo. Cominciamo col primo progetto, vai. Si chiama Io ti amo Capsula del Tempo. L'artista Antonio Spaneda è alla ricerca di viaggiatori nel tempo. Nell'ambito del progetto, appunto, Io ti amo Capsula del Tempo, le persone vengono invitate a lasciare a se stesse oppure agli abitanti del futuro un messaggio d'amore che sarà svelato nel 2045. Però fra 28 anni, quindi, con 3.000 euro è possibile sostenere il progetto e aiutarlo a crescere anche in Piemonte. Ce ne parla l'artista Antonio Spaneda. Ciao Antonio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie allora per questa opportunità. Certo, un minuto di tempo, anche un po' di più, per raccontare come e perché sostenere questo progetto, Antonio. Allora, Io ti amo Capsula del Tempo è nato come un esperimento artistico con dei bambini di una scuola primaria con cui ho iniziato un laboratorio non frontale, cioè circolare. All'interno di questo laboratorio è nata proprio l'idea di trasferire nel futuro, nel 2045, i loro messaggi, i loro sogni, desideri, e questo è stato fatto così nel 2045 loro a 40 anni riscopriranno se stessi con tutti i loro desideri, qualcuno sarà soddisfatto, qualcuno un po' meno. Da questo laboratorio è nata la Capsula del Tempo come un oggetto, un'installazione, è una scatola, un'opera d'arte per viaggiare appunto nel tempo. Certo. E per farlo è necessario avere dei sentimenti, e quello che ho scoperto con quei bambini è che loro sono ricchi di questi sentimenti. Posso testimoniare, due bambine, di 5 e una di un anno e mezzo, ma è un'idea, una bella idea classica, questa della macchina del tempo. Assolutamente. È bello che riviva ogni tanto. Essendo spostato solo di 28 anni, quello che mi chiedo è: non c'è il rischio di un'enorme delusione? Che uno si immagina di fare l'astronauta, per esempio, e poi invece si riscopre che fa magliette per 2,70 euro all'ora? No? Bravissimo. No, perché ne abbiamo appena parlato di magliette, per questo. Sì. No, può essere, infatti queste sono testimonianze che io porto a chi studierà, chi studia il futuro, cioè quelli che... È un rischio che vogliamo correre, conoscere il futuro tenendo a mente il passato è una disciplina che richiede anche questo rischio, il rischio della delusione. Va bene, Antonio, grazie, resta con noi, e anche i giurati che sono Ivan da Milano, l'abbiamo appena conosciuto, aveva il poster di Boderek in cameretta. Ah giusto, li chiamiamo per i poster secondo me. Poi Susanna da Siracusa, che aveva Miriam che si sveglia a mezzanotte, e anche Raul dalla provincia di Rovigo, che conosciamo adesso. Buongiorno Raul. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Qua. Resta concentrato come giurato, poi dopo sentiremo anche il tuo intervento. Intanto conosciamo il secondo progetto di Cloud Me Up di oggi. Si chiama Eco Chef, come dicevamo è un progetto che da 3 anni porta nelle scuole alberghiere e nella sezione alberghiera del carcere di Cuneo prodotti e progetti di commercio ecosolidale provenienti dall'Italia ma anche dal sud del mondo. E c'è anche una parte in cucina dove insieme alle mediatrici culturali gli studenti imparano le ricette di altri paesi e imparano anche l'integrazione attraverso la cucina. Per sostenere la quarta edizione di Eco Chef servono 5.000 euro. Ce ne parla Anna Cattaneo della cooperativa Colibrì. Ciao Anna, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuta anche a te, un minuto di tempo, poco più, per raccontare tutto di questo progetto. Ok, grazie. Vogliamo sostenere la quarta edizione di questa iniziativa che, come avete già detto, porta sapori e saperi, tradizioni, incontro fra culture, ma soprattutto fa conoscere il commercio ecosolidale ai ragazzi attraverso i suoi prodotti e i suoi progetti. Ah, così? Ti giochi tutto in pochi secondi, va bene. Avete già detto molto voi. Quali ricompense? Là ti faccio io una domanda. Avete pensato, per chi decide di fare comunque una donazione, un piccolo investimento su EcoChef? Sentivo prima Marina Spadafora parlare di altro mercato, noi siamo una cooperativa di commercio ecosolidale e socio di altro mercato,
per cui abbiamo pensato a tanti premi dell'economia solidale. Ci sono prodotti, tavolette di cioccolato di altro mercato, ma anche abbonamenti alla rivista Altra Economia. Bene, quindi... E più di tutti, diciamo, il più ambito è un EcoTube, che nel nostro caso è un pranzo, una cena e un agriturismo. Certo. Ma come sono andate le altre edizioni di EcoChef, rapidamente, le altre tre? Questa è la quarta? Sono andate in crescendo, e la cosa più bella è che in quest'ultima edizione siamo riusciti a coinvolgere questo gruppo scatenato di mediatrici culturali da mezzo mondo, che sono state davvero super simpatiche. Bene, ottimo. Bene, Anna. Allora, cari ascoltatori giurati, quale dei due progetti, EcoChef o la capsula del tempo? Cominciamo con Ivan da Milano. Quale dei due ti ha convinto di più, Ivan? EcoChef. Tac, così subito. Perché? Perché mi piace l'idea di poter amalgamare culture a tavola, sì, certo, poi, i migliori affari a volte si concludono anche a tavola, tra l'altro. Bene, Susanna invece da Siracusa, quale dei due progetti ti ha convinto? No, non sentiamo Susanna, oggi dobbiamo rinunciare a uno dei giurati perché già prima non si sentiva benissimo, adesso proprio per niente. Allora, è un attacco alla democrazia questo, ci hanno azzoppato un giurato. Cavolo. Tutto è nelle mani di Raul dalla provincia di Rovigo. Raul, quale dei due progetti, EcoChef o la capsula del tempo? Ma io dico EcoChef, più che altro perché tutto quello che è ecosolidale, tutto quello che si magna, no, sto scherzando. No, tutto quello che è ecosolidale, ti stavi dicendo, ti ho interrotto. Sì, infatti, secondo me è un po' il futuro questo, ecco. Va bene, va bene. Il progetto mi piaceva di più. Bravo, abbiamo due giurati così molto sensibili alle tematiche della equità, però insomma il progetto Capsula del Tempo merita comunque tutto il nostro sostegno e noi ricordiamo che comunque tutti e due i progetti si trovano sulla piattaforma di Apple, non è che è un concorso, quindi uno vince e l'altro viene eliminato. Anzi, quindi ognuno può fare la propria scelta e decidere a chi donare i propri risparmi. Grazie a Anna Cattaneo di EcoChef, Antonio Spanetta di Io ti amo Capsula del Tempo. Claudio Miap tornerà la settimana prossima. Gli ascoltatori li ringraziamo, li salutiamo. Raul da Rovigo resta in linea se vuole per fare il suo intervento tra poco, dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple.